Mi disse che la piccola era al mare con sua sorella. Voleva stare a casa mia per staccare un po'. In quei giorni era serena e tranquilla. Poi quella mattina, quando tornò a casa, mi chiamò. Era confusa. Mi disse che la babysitter aveva lasciato sola la figlia e che era morta. È questa la sconvolgente testimonianza resa in tribunale dall'ex compagno di Alessia Pifferi, madre di Diana, morta a stenti lo scorso luglio all'età di 18 mesi. La donna è stata accusata di omicidio davanti alla Corte d'Assise di Milano. Aveva lasciato la figlia da sola in casa, con un biberon di latte e uno di tè, per andare all'Effe, nella Bergamasca, a incontrare il fidanzato. Secondo il racconto dell'uomo, la donna è rimasta calma mentre la figlia moriva di fame e di sete in una piccola casa di Milano con una temperatura di oltre 40 gradi. Si è comportata come se non fosse successo nulla, tanto che il compagno non aveva percepito niente, ma ha voluto chiarire che si sarebbe preso cura di Diana. Dice: «Io credevo a quello che aveva detto, anche perché non avevo alcun problema a stare con Diana o che lei la portasse da me. Io ero affezionato alla bambina». Nel frattempo, la richiesta di perizia psichiatrica avanzata dall'avvocato Alessia Pontenani è stata nuovamente respinta. Si moltiplicano le testimonianze che descrivono la vita dissoluta di Alessia Pifferi. È emerso che faceva tutto tranne che occuparsi della figlia e che viveva nella menzogna. Stanno testimoniando davanti ai giudici della Corte d'Assise gli agenti che hanno indagato sul caso. Ha detto il dirigente della squadra mobile Marco Cali: «La sera del 7 luglio 2022, soltanto una settimana prima di abbandonare la piccola in casa per 6 giorni, Pifferi noleggiò una limousine per un importo di 536 euro, a bordo della quale raggiunse il fidanzato all'Effe, Bergamo. La mattina dopo, alle 8:30, contattò un servizio taxi per tornare a Milano, dove rimase fino alle 18:10, per ripartire poi di nuovo per l'Effe. Alle 14 doveva esserci il battesimo della piccola presso una chiesa di Leffe, ma non c'è mai stato, perché il cellulare della Pifferi a quell'ora agganciava una cella a Milano. La festa, in realtà, non era rivolta alla bambina, ma era per una cena romantica con il compagno». Altri inquirenti hanno dichiarato: «Alessia Pifferi cercava denaro in maniera spasmodica. Chiedeva spesso soldi in prestito dicendo che le servivano per la sua bambina, ma in realtà li usava per pagarsi le serate, i vestiti e i taxi privati per spostarsi da Milano all'Effe». È stato accertato anche che si prostituiva. La difesa di Alessia Pifferi si oppone al ritratto che l'accusa fa di lei come una donna fredda e calcolatrice che non si curava della figlia. Secondo i legali dell'imputata, la donna non ha nemmeno gli strumenti mentali per gestire un simile comportamento. Avrebbe un grave ritardo mentale che la fa ragionare come una bambina di 8 anni. Ne è prova il suo comportamento davanti agli inquirenti dopo il ritrovamento della bambina. Per l'avvocato, dimostra l'atteggiamento da bambina della donna. Ha detto più volte: «Non pensavo che potesse morire lasciandola da sola». Tuttavia, per l'accusa, la donna stava solo cercando di ingannare gli investigatori. Infatti, dichiarò di non aver toccato la bambina. Invece, l'aveva lavata e rivestita, messo i vestiti e le lenzuola in lavatrice, così che nessuno potesse vedere com'erano ridotti, dopo che Diana era rimasta sola per 7 giorni. La testimonianza di Maria Assandri, nonna di Diana, è toccante. Era a Crotone quando Diana moriva, e Alessia ha mentito anche a lei raccontando bugie. Dice: «Diana era un amore, ma in quei giorni sentivo Alessia strana e fredda. Quando le ho chiesto di farmela salutare in videochiamata, mi ha detto che non poteva perché stava dormendo. La verità è che non era con lei. Mi ha mandato l'ultimo messaggio la mattina del 20 luglio, il giorno del ritrovamento del cadavere. Mi ha scritto che stavano a Milano e che Diana la stava facendo tribolare per i dentini». Orribile.